La Banca Centrale Europea minimizza le preoccupazioni sull'impatto delle elezioni italiane sulla crisi del debito, lascia i tassi di interesse invariati allo 0,75% e conferma le aspettative di una graduale ripresa dell'economia più avanti nell'anno. Ne parlo con Paolo Manasse, professore di economia politica dell'Università di Bologna, in collegamento internet da Milano. Ciao Paolo, bentornato, ragazzi. Ciao Luciano, ciao a tutti. C'era attesa dunque di conoscere la posizione della Banca Centrale Europea dopo le elezioni italiane. Il presidente della BCE Mario Draghi, nella conferenza stampa seguita alla riunione della Banca Centrale, ha detto: molti degli aggiustamenti fiscali su cui l'Italia ha lavorato andranno avanti con il pilota automatico. Draghi dunque sembra confermare l'ipotesi che, tra l'altro, ovviamente abbiamo anche considerato molte volte qui a Bloganza.tv: il processo di risanamento dei conti pubblici non si può fermare, indipendentemente dall'esito delle elezioni, che invece hanno mostrato un rifiuto dell'austerità ed hanno prodotto uno stallo politico. Dunque, Paolo, l'Italia è comunque guidata dal pilota automatico? Ma credo che per alcuni versi questo sia incorretto e mi riferisco per esempio alle conseguenze della riforma delle pensioni che comunque è stata approvata e che darà nel tempo i suoi maggiori effetti, appunto soprattutto negli anni a venire. Per altre invece delle riforme fatte da Monti siamo ancora in attesa di molti dei decreti attuativi che sono necessari per implementare queste riforme. Quindi lì invece la volontà politica e la capacità del governo di fare questi decreti attuativi sarà determinante. Quindi lì non è ovvio che non possano essere rallentati o addirittura annullati alcuni dei provvedimenti che sono stati presi. Draghi dice anche che il programma OMT, Outright Monetary Transaction, rimane, è molto efficace ed è qui. Conoscete le regole, la palla è nelle mani dei governi. Dunque Draghi ribadisce la situazione, il programma OMT riduce l'aggressività del mercato, ma è legato all'austerità e alle riforme strutturali del paese che ne dovesse avere bisogno. La responsabilità, dunque, appunto dice, rimane nelle mani dei singoli governi, riconferma posizioni, è un avvertimento all'Italia. Come la leggi questa cosa di Draghi? Ma intanto non sono molto d'accordo sul fatto che si possa dire che questo programma OMT finora sia stato un successo, perché uno degli obiettivi che si poneva era quello di ridurre gli spread, i tassi di interesse, di ridurre le condizioni di finanziamento tra i diversi mercati europei, eccetera, eccetera. Mentre invece abbiamo rivisto una riapertura degli spread e soprattutto dei diversi costi a cui hanno accesso nei diversi mercati le famiglie e le imprese. Quindi si stanno riaprendo le differenze di condizioni nei mercati finanziari con o senza l'OMT. E poi bisognerà vedere in pratica che cosa succederà in una situazione di crisi in cui la Banca Centrale Europea decida di intervenire sui mercati finanziari e bisognerà vedere se i paesi saranno disposti ad accettare le condizioni imposte dalla Troica per poter accedere all'aiuto della Banca Centrale Europea. Tutto questo non sappiamo se avverrà, non sappiamo quali saranno eventuali le opposizioni all'interno della Banca Centrale a un programma in qualche modo di monetizzazione del debito, anche se più o meno camuffata. Quindi prima di cantare vittoria, io credo dobbiamo aspettare. È possibile che nel momento in cui questo piano debba essere veramente lanciato, si abbiano degli intoppi di carattere politico importanti. Come vede la relazione dell'Italia con questo programma? La posizione di Grillo sembra mettere in discussione la logicità dell'OMT, del salvataggio attraverso le riforme. Lo stesso Bersani, dopo l'insoddisfazione elettorale, parla di rinegoziare i termini dell'austerità con l'Europa, nel primo dei suoi 8 punti per il nuovo governo. Sì, insomma, non possiamo negare che c'è una forte parte dell'elettorato, che è quella che ha votato per Grillo, per Berlusconi, che oggi sono su posizioni molto dure nei confronti dell'austerità. Una parte del Partito Democratico sta rivedendo le proprie posizioni che erano state di appoggio a Monti in senso molto critico e in senso anti-austerità. Non è chiaro quello che succederebbe se noi dovessimo veramente avere bisogno di questi crediti. Ci sarebbero delle forti tensioni di carattere politico e non so bene quello che potrebbe succedere. È chiaro, in una situazione di crisi probabilmente tutti accetterebbero qualsiasi cosa, ma insomma è da vedere, insomma, anche questo che reazione potrebbe scatenare, soprattutto
da parte di chi, come gli elettori di Grillo, hanno finora sostenuto che lo spread non esiste e che quindi fare default e uscire dall'euro. Quindi è una situazione complicata ora più del tempo. Draghi insiste anche su questa cosa dei mercati, dice: i mercati, dopo un po' di eccitazione seguita alle elezioni, adesso sono tornati più o meno dove erano prima del voto italiano. Io penso che i mercati capiscano che noi viviamo in una democrazia, dice Draghi. Quindi viviamo in una democrazia, ti passo il lato B della medaglia, vedi? Quindi viviamo in una democrazia, ma la scelta di proseguire o meno con le riforme è comunque imposta e non si può cambiare nonostante il voto. Sì, è un po' contraddittorio, insomma, perché sembra, come suggerisci, dire che sì, c'è una democrazia, sono i risultati delle scelte elettorali, quindi non c'è da preoccuparsi, però comunque dice che si fa come vuole la Troica, indipendentemente dalle scelte degli elettori. Qui invece c'è una tensione molto forte, perché il malessere che è stato provocato da cure da cavallo, probabilmente eccessive, ma eccessive soprattutto per i paesi europei come la Germania, che avrebbero invece dovuto fare le politiche espansive. Poi per gli altri paesi come l'Italia probabilmente non c'era molto da giocarsi, ma comunque il quadro recessivo europeo è comunque stato responsabile dei risultati elettorali italiani, della protesta contro l'Europa causata dall'aumento della disoccupazione e della recessione. Quindi è difficile cavarsela dicendo che tutto ci sta, insomma, sia la democrazia sia l'austerity. C'è una tensione invece tra le due cose molto forte. Credi che l'Italia si stia distraendo dalla crisi in questo dopo elezioni? E credi che ci sia un rischio di commissariamento per l'Italia? Allora sì, credo di sì, almeno per la prima parte della tua domanda, cioè sulla distrazione. L'Italia ha una memoria molto corta, si è già scordata di quello che accade nel luglio 2011, in cui noi fummo oggetto di una vera e propria crisi di confidenza nel nostro debito, di una bolla speculativa che poi crollò, diciamo, a dicembre, un mese dopo dell'entrata in essere del governo Monti, una bolla che avrebbe potuto veramente portarci a una situazione di dover ristrutturare il nostro debito. Una situazione del genere è comunque sempre possibile, soprattutto perché, se ricordiamo quello che accadde al governo Berlusconi, fu una crisi politica, quella di Fini, che sostanzialmente portò i mercati a sfiduciare il governo Berlusconi. Allora un tergiversare eccessivo, un cincischiare tra proposte inconcludenti e un prolungamento di una fase di grande incertezza potrebbe facilmente convincere i mercati che siamo tornati a una crisi di stallo politico dalla quale è meglio non prendere rischi. Quindi potremmo ritrovarci esattamente dove ci trovavamo con Berlusconi nel 2011 a luglio. Cerchiamo di capire meglio com'è questa posizione Italia, Unione Europea, eccetera, perché pochi giorni fa ha fatto un video in cui abbiamo parlato dell'incontro dei ministri delle finanze di lunedì 4 marzo. Olli Rehn, coordinatore dell'Ecofin, ha detto che i ministri delle finanze europee, appunto, aprono la strada a politiche di bilancio più permissive. Quindi magari l'Europa si riferisce ai limiti di tempo, allarghiamo, diciamo, le maglie del tempo, ma non cambiamo l'obiettivo, è così, Paolo? Credo che si riferisca sia a questo, cioè di allungare i tempi per raggiungere gli obiettivi di bilancio, di pareggio di bilancio, sia all'allungamento delle scadenze dei prestiti ai paesi in difficoltà, in particolare l'Irlanda e il Portogallo, che hanno chiesto di sostanzialmente allungare le scadenze dei loro prestiti per rimborsarli con più calma, senza quindi essere costretti a trovare risorse nel giro di poco tempo. Quello che non c'è ancora è la consapevolezza, e questo è veramente un problema molto grave, che l'idea che tutti i paesi debbano adottare lo stesso tipo di politiche economiche è fondamentalmente sbagliata. Ci sono paesi come i paesi che hanno elevato debito, come l'Italia, dove questo è necessario per garantire la solvibilità del debito, e altri paesi che invece non hanno questa esigenza, come la Spagna e alcuni paesi del nord dell'Europa, che invece dovrebbero
giocare un ruolo importante di traino dell'economia europea attraverso politiche di riduzione delle imposte e di maggiore domanda interna, favorendo così anche i paesi che esportano in Germania. Quindi questa idea che tutti comunque devono fare la stessa cosa, e questa cosa è recessiva, amplifica naturalmente gli shock, l'impulso recessivo di queste politiche che vengono trasmesse da tutti i paesi, e non risolve il problema, diciamo, di squilibri tra i paesi europei, che invece è uno squilibrio di debitori e creditori, che richiedono che i creditori facciano politiche espansive e i debitori facciano politiche un po' più recessive, ma insomma ci vogliono tutte e due, una sola non funziona. Alcuni osservatori avevano previsto che la Banca Centrale Europea avrebbe potuto considerare un taglio dei tassi di interesse proprio dopo le elezioni italiane. L'Italia mette un po' più a ruffa un po' la situazione in Europa, diciamo, e dunque la Banca Centrale Europea poteva decidere di rispondere con un taglio dei tassi. Mario Draghi dice che i componenti della Banca Centrale Europea, del Consiglio Direttivo, hanno parlato dell'eventualità di tagliare i tassi di interesse, ma poi hanno deciso di non farlo, li lasciano allo 0,75%. Lo fa per mantenere una pressione sui vari governi, o perché effettivamente non è necessario aprire di più la politica monetaria della zona euro in questo momento? Sì, questa scelta di mantenere fissi i tassi di interesse suscita qualche perplessità, perché da un lato si dice che le prospettive dell'economia, della crescita, sono peggiorate e sono state riviste verso il basso, anche se di non molto. Si dice poi che l'inflazione sta calando in maniera importante, le stime per il 2013 sono di un tasso di inflazione compreso tra l'1,2 e 2%, quindi ci stiamo avvicinando a inflazione zero, quindi quasi a una deflazione, a una riduzione dei prezzi, non ci siamo ancora, ma c'è il rischio. Si continua nello stesso tempo a dire che bisogna ridurre la domanda con politiche fiscali e aumentare l'offerta, cosa che farà ridurre i prezzi ancora di più, e in questa situazione comunque ci si rifiuta di ridurre i tassi di interesse. Allora, la mia interpretazione è che questo possa servire, come suggerivi, sia come per mantenere la pressione sui governi, ma possa anche servire probabilmente a mantenersi alcune armi a disposizione nel caso le cose dovessero peggiorare. Quindi si vuole comunque mantenere dei tassi relativamente alti, diciamo, rispetto alla Fed, per poterli poi abbassare se ce ne dovesse essere bisogno. Per dare qualche numero, appunto, Draghi conferma quello che già la Banca Centrale Europea aveva detto in precedenza, di aspettarsi appunto la ripresa più tardi nel 2013, più avanti nell'anno, e dice però che l'economia delle 17 nazioni della zona euro si restringerà dello 0,5% quest'anno, più dello 0,3% invece previsto tre mesi fa dalla Banca Centrale Europea. Si aspetta che l'economia migliori, ma i rischi rimangono sempre on the downside, diciamo, i rischi rimangono sempre in peggioramento. Sembra alla resa dei conti un Draghi disposto a rassicurare un po' tutti. Sapeva che ovviamente i giornalisti volevano sapere la sua posizione sulle elezioni italiane, se aveva da cambiare le prospettive per l'economia, i tassi di interesse, eccetera, e sembra voler rassicurare un po' tutti in una situazione in cui inevitabilmente il nervosismo sta appunto visibilmente aumentando, anche grazie alle elezioni italiane. Ma sembrerebbe di sì, e quindi i commenti di Draghi sono da leggere proprio nella chiave di dire questa è la democrazia, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. In realtà la democrazia può dare dei frutti avvelenati o degli ottimi frutti. Il problema è che questo ancora non lo sappiamo, ma sappiamo solamente che siamo in una fase di stallo politico, che prima si risolve meglio è, insomma, anche perché il tipo di crisi di fiducia che noi abbiamo già sperimentato, come dicevo prima, a partire da luglio del 2011, sono delle crisi di fiducia che sono motivate sostanzialmente dallo stallo e dell'incapacità dei governi di prendere alcune decisioni. Se questo si dovesse riprodurre, noi rischieremo ancora una volta un aumento vertiginoso dei tassi, e a quel punto dovremmo chiamare l'ennesimo pilota di fuori dei partiti, sostanzialmente negando poi anche il risultato delle elezioni. Non sarebbe una prova di grande maturità democratica in generale della nostra democrazia e dei risultati elettorali. Paolo Manassi, professore di economia politica dell'Università di Bologna, grazie Paolo a voi per averci seguito, arrivederci. Ciao.